il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Siamo arrivati alle convittioni. Sono partito. Vai, Rosica! Brave le mie leonesse! Sorbello, sorbello! Non ce la faccio fare nulla, scoppio soltanto a piangere. Benvenuti nella Galleria 58. La professoressa Fumagalli. Un applauso! Bravi loro, È il compagno perfetto. Vabbè, lo so. Le storie da andare in collegio fanno schifo. Allora sei questo? Dimmi questo. Preferisco non commentare i miei compagni. Ma che ragionamento è? È evidente che lei non si è impegnata. Mi hanno fatta prendere dell'ansia. È tosta, di cervello proprio. Che figo! Patabum! Buono! Mi sono spaccato dalle risate, complimenti, bravi tutti! Lei avrebbe fatto un gesto di questa portata? No, sono dell'idea che è esagerato, però non vorrei se ne andasse. Signorina Sorbello. Ormai non so più che dire perché ogni volta si lamenta, butta le cose. Io sono la prima che non mi piace la divisa, però mai butterei la divisa. Detto questo, perché nessuno le ha detto fermati? È da quando è qui dentro che ha questo problema con la giacca e gliel'abbiamo detto tutti di smetterla, perché alla fine comunque tutti dobbiamo resistere, tutti abbiamo caldo. Gliel'avete detto, non vi ha ascoltato. Questo causa anche dolore in molti di voi. Io credo che la signorina Angius debba fare una riflessione su se stessa, su come si è comportata e sul fatto che ancora una volta ha incrementato il volume della sua rabbia e vi ha provocato uno stato in questo momento di dispiacere, di ansia, di fastidio. Ricordatevi che i vasi comunicanti che abbiamo raccontato oggi siano una metafora. Da una direzione di rabbia abbiamo chiesto che si trasformasse in una direzione di pace. Non è stato colto. Io voglio che questo concetto venga elaborato perché vi aiuterà a crescere. Mettetevi la giacca e alzatevi in piedi. E io non voglio perdervi. Vi voglio con me fino alla fine. Signori, arrivederci. Arrivederci. Adesso vi si sposta.